Abbiamo parlato di John Locke, il padre dell'empirismo inglese, abbiamo parlato le ultime volte di George Berkeley, il continuatore pur estremo, pur aderendo addirittura all'immaterialismo. Ora ci rimane da vedere il terzo grande empirista inglese, anche se pure lui, per la verità, è inglese fino a un certo punto, perché a dirla tutta è scozzese. Però un pensatore originale, importante, perché certo fu un empirista e riprese alcuni temi già visti con Locke, già visti con Berkeley, ma anticipò anche questioni che sarebbero convogliate poi nel pensiero, ad esempio, di Immanuel Kant, perché oltre ad essere un empirista fu anche un grande illuminista, uno dei più importanti illuministi del Settecento. Sto parlando di David Hume, filosofo spesso sottovalutato, ma in realtà molto influente, molto rilevante, che pone delle questioni che ancora oggi sono al centro del dibattito filosofico. Oggi cominciamo a vederlo, ci vorranno varie puntate per affrontare tutto il suo pensiero, ma cominciamo, come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 244esima puntata. La vita e l'approccio di David Hume. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati, siamo qui per circa 20 minuti per parlare insieme di filosofia britannica, di filosofia empirista, come abbiamo detto nella premessa, come stiamo dicendo già da varie puntate, perché questa corrente rilevante che cerca di controbattere al diffuso cartesianesimo del 600 e del 700 l'abbiamo iniziata a vedere con Locke, l'abbiamo proseguita, come vi dicevo, con Berkeley, e oggi però facciamo il terzo di questa importante lista, David Hume, appunto, come vi dicevo. Partiamo da un po' di vita, da qualche dato biografico, come sempre, però oggi cercheremo di vedere anche lo stile di questo filosofo, l'approccio proprio metodologico, potremmo dire, in modo che poi nelle prossime puntate, quando entreremo nel dettaglio dei suoi discorsi, alcune cose le capiremo forse anche meglio. Però dicevo, partiamo dalla vita. Anno di nascita 1711, anno di morte 1776, quindi pieno 700. Mentre Locke aveva operato a fine 600, vi ricordate, Berkeley a inizio 700, Hume, diciamo, siamo già attorno alla metà e addirittura la seconda metà del 700, muore nel 76, che ricorderete è l'anno della rivoluzione americana, non tutto lì ovviamente, però è l'anno simbolo della rivoluzione americana, dichiarazioni di indipendenza, eccetera. Lui però non è americano, Berkeley era stato anche in America, lui no. Hume è scozzese, nasce a Edimburgo, appunto in Scozia, e compie studi da avvocato inizialmente, si laurea infatti in giurisprudenza e per qualche tempo inizia anche a svolgere l'attività come avvocato. Però lascia ben presto questo mestiere e decide di dedicarsi invece alla filosofia, trasferendosi per un certo periodo anche in Francia, vive in Francia per 3 anni, nella Francia del Settecento, la Francia dove già si inizia a respirare il clima dell'illuminismo, ovviamente. Tra l'altro, proprio mentre è in Francia, scrive la sua prima opera importante, il Trattato sulla natura umana, che forse è in generale l'opera più importante di Hume, opera che però, quando lui la scrive, non ha grande successo, passa abbastanza inosservata. Torna poi in Inghilterra, appunto, e inizia a scrivere altre opere. Scrive la prima parte, in particolare, dei saggi morali e politici. Questi invece vanno meglio, hanno un certo successo, vengono accolti favorevolmente dalla critica, e questo gli permette anche di avviare una carriera politica e in parte diplomatica. Inizia a viaggiare per l'Europa, inizia a entrare in contatto con molti intellettuali del suo tempo, anche un buon carattere. Hume, le cronache ce lo raccontano come una persona affabile, simpatica, e quindi stringe facilmente amicizia. Gira per l'Europa, vi dicevo, sta per un po' a Vienna, sta per un po' anche a Torino, in Italia, e conosce il mondo. Alla fine torna nella natia Scozia, proprio Edimburgo, dove riceve un incarico come bibliotecario. Attenzione, oggi fare il bibliotecario è un mestiere tutto sommato di secondo o terzo piano, no? Un mestiere da impiegato. All'epoca era invece un ruolo importante, perché era bibliotecario di alto rango, insomma, un ruolo intellettualmente rilevante. E mentre lavora appunto a Edimburgo, il passare tutto questo tempo tra i libri gli permette anche di dedicarsi ulteriormente alla scrittura, alla ricerca. Infatti scrive una importante storia dell'Inghilterra, a cui fa seguire poi anche una storia naturale della religione. E riguardo alle idee sulla religione Hume, che sono molto originali, diremo qualcosa nelle prossime puntate, perché sono tutti temi che un po' alla volta affronteremo. Come vi dicevo, aveva un buon carattere, viaggiava, vi ho detto che visse anche in Francia, a Parigi, sia prima che dopo, in varie occasioni,
e questo gli permise di conoscere importanti intellettuali del tempo. Fu amico, ad esempio, in Scozia di Adam Smith, il padre del liberismo economico, anche egli filosofo e molto debitore anche a Hume per alcune idee. Quindi c'è un'influenza precisa su altri intellettuali scozzesi, ma ancora più famosa è l'amicizia con Jean-Jacques Rousseau, uno dei più importanti illuministi francesi, poi in realtà svizzero, però insomma di lingua francese. Questa amicizia con Rousseau dura per qualche tempo, addirittura Hume ospita anche Rousseau in Gran Bretagna quando Rousseau si reca là, però l'amicizia finisce molto, molto male, in modo molto burrascoso, soprattutto per via di Rousseau. Rousseau aveva un carattere abbastanza ombroso, ogni tanto anche, diciamo così, con qualche piccola mania di persecuzione, e questo lo porta ad accusare Hume, che rimane un po' sbigottito da queste accuse di Rousseau. Insomma, l'amicizia termina in maniera così molto veloce, molto drastica. Però questo non dice più di Rousseau che non di Hume, ovviamente, che invece continua ad avere questo carattere abbastanza affabile. Passa gli ultimi anni della sua vita appunto in Scozia e acquisisce anche una certa fama, una certa importanza. Tant'è vero che, come vi anticipavo, i suoi scritti, i suoi discorsi, le sue riflessioni si diffondono in Europa. Forse meno famose di quelle di Voltaire, di Rousseau, che sono suoi contemporanei, però si diffonde dove serve questa idea di Hume. E in particolare vi cito questo perché lo ritroveremo tra qualche puntata, parecchie puntate. Forse il più grande filosofo illuminista, e anche l'ultimo grande filosofo illuminista, Immanuel Kant, sarà fortemente debitore rispetto a Hume, dirà che Hume lo risvegliò dal sonno dogmatico, così si espresse Kant, per dire come Hume, su alcuni punti almeno, gli avesse aperto gli occhi. Poi Kant, come vedremo, ha idee anche diverse da quelle di Hume, però su alcuni punti sicuramente c'è un accordo, su alcuni punti sicuramente l'influenza di Hume è piuttosto forte. Questo per dire della vita e dell'influenza in maniera molto veloce, ovviamente, ma diciamo qualcosa anche dell'approccio, come vi anticipavo, di questo David Hume. Allora, Hume, come vi ho detto fin dall'inizio, come l'abbiamo catalogato all'interno delle varie correnti, è un empirista. Empirista inglese, anche se appunto quando si usa questa espressione in italiano si tiene poco conto del fatto che alcuni fossero irlandesi, alcuni fossero scozzesi. In realtà inglese è una parola che non viene usata sempre a proposito, però insomma è empirista britannico, possiamo dire così, almeno nel caso di Hume. E un empirista cosa vuol dire? Vuol dire che ha un approccio, come abbiamo visto con Locke e con Berkeley, attento a ciò che i sensi ci comunicano, no? Ogni conoscenza parte dai sensi. Questo ha delle conseguenze abbastanza importanti nella filosofia di Hume. In primo luogo, Hume ritiene che si debba applicare l'empirismo, direi addirittura il metodo sperimentale, il metodo scientifico, sullo studio dell'uomo. Finora, in fondo, abbiamo usato l'empirismo, i sensi, ciò che appunto percepiamo per studiare la natura. Newton, da questo punto di vista, è stato il maestro. Più di Newton, nessuno altro ha saputo dirci come funzionano i pianeti, i gravi, le leggi della fisica, usando ovviamente l'approccio empirico. Ora noi, dice Hume, dovremmo riuscire a traslare in un certo senso questo metodo empirico, questo metodo sperimentale che Galileo e Newton hanno ben delineato per la fisica, riuscire a traslarlo sull'uomo, perché noi abbiamo bisogno di una scienza della natura umana. Una scienza vera e propria, cioè una disciplina che, su base sperimentale, ci aiuti a capire come funziona l'uomo. Cosa intendo l'uomo? In che senso capire come funziona l'uomo? Capire come funziona il ragionamento dell'uomo, ad esempio. Capire come funzionano i sentimenti dell'uomo, ad esempio. Capire quindi come funziona la morale, ciò che porta l'uomo a fare certe scelte piuttosto di altre. Capire come funziona la politica, ciò che regola i rapporti tra gli uomini in società, eccetera. Tutte queste discipline, morale, politica, eccetera, sono discipline ancora troppo caotiche, secondo Hume, in cui non c'è un vero e proprio approccio scientifico, rigoroso, sperimentale, empirico. Se noi riuscissimo a usare un approccio di questo tipo anche in questi ambiti, beh, forse potremmo capire qualcosa di questo mondo oscuro che ci si presenta davanti. E questo è particolarmente importante, secondo Hume. Perché? Perché l'uomo costituisce il fulcro di tutto il discorso. Io posso anche capire come si muovono i pianeti nel cielo e nell'universo. Bene, interessante, è anche importante, ma sarà ancora più importante capire come funzionano i rapporti sentimentali tra me e i miei congiunti, ad esempio, nella mia vita concreta. Capire come si muove la Luna o come si muove il Sole, certo è utile, ma non è che sia proprio utilissimo. Capire come ragiona mia moglie è già più utile, capito? Perché se lo capisco
riesco a sopravvivere, riesco ad avere una vita felice qui giorno per giorno. Posso vivere nell'ignoranza di come si muove Marte per tutta la vita e non trovare, tutto sommato, grandi differenze nella mia esistenza, grandi problemi nella mia esistenza. Ma se non capisco come funzionano mio fratello, mia moglie, il mio congiunto, il mio capo ufficio, eccetera, beh, lì i problemi si fanno più gravi. Allora, la scienza dell'uomo, la scienza della natura umana, dice Hume, è la più importante di tutte. È la scienza capitale, la definisce proprio così. Perché capitale? Perché è un po' come in guerra, fa questo esempio Hume. Quando vai in guerra contro un altro stato, cosa fai? Certo, ti misuri con l'esercito nemico, ma punti sulla capitale. Perché sai bene che se conquisti la capitale nemica, tutto il regno crolla. Se tu invadi un paese e ti concentri sulle città periferiche, la guerra può durare una vita. Se invece punti direttamente sulla città più importante, dove c'è il re, dove c'è il governo, dove ci sono gli uffici, eccetera, e la conquisti, beh, la guerra è vinta subito, il paese si arrende. Allora dovremmo fare così un po' anche con la conoscenza. Come in guerra si attacca alla capitale perché si sa che quella è la città decisiva, così dovremmo con la conoscenza attaccare, tra virgolette, la natura umana, cercare di capire qualcosa di questa natura umana, perché una volta che avremo capito come funziona la natura umana, tutto il resto deriverà come una conseguenza naturale, verrà giù di conseguenza, senza ulteriori problemi, senza ulteriori fatiche. Quindi concentriamoci su questo. Questo è il primo motivo di interesse di Hume verso questo approccio. Questa è la prima conseguenza importante. Puntiamo sull'uomo perché l'uomo ci dà la chiave. Seconda conseguenza importante di questo approccio empirico è che in Hume emerge una tendenza fortemente antimetafisica, e a questo proposito vorrei leggervi un breve passo proprio di Hume, piuttosto famoso. Scriveva questo il nostro amico David Hume, ve lo leggo. Quando scorriamo i libri di una biblioteca, persuasi di questi principi, cosa dobbiamo distruggere? Se ci viene alle mani qualche volume, per esempio, di teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci: contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri? No. Contiene qualche ragionamento sperimentale su questioni di fatto e di esistenza? No. E allora gettiamolo nel fuoco, perché non contiene che sofisticherie e inganni. Ecco, questa citazione famosa, citata dappertutto, di Hume ben ci esprime il suo punto di vista. Perché cosa sta dicendo? Ve la spiego brevemente. Lui dice: immaginate di camminare in una grande biblioteca. Iniziate a prendere i libri che trovate negli scaffali. Allora, ne prendete uno a caso e vi chiedete: di cosa parla questo libro? Parla forse di teologia o di metafisica? Se sì, dobbiamo chiederci: contiene all'interno di questi discorsi di teologia e di metafisica qualche ragionamento sulla matematica? No, perché se contenesse qualcosa sulla matematica potremmo anche salvarlo, ma poniamo che quello che abbiamo preso non contenga niente di matematico. No. Allora chiediamoci ancora: contiene qualcosa di fatto, lui dice, cioè intende dire di empirico, ribasato sui fatti, sulle esperienze, sugli esperimenti? Se è un libro di metafisica, sicuramente no. E allora, se non è basato sulle esperienze e se non è un trattato di matematica, è un libro inutile, sta dicendo. Infatti dice: gettiamolo nel fuoco, che è una frase un po' forte se ci pensate un attimo. Certo, per noi è più forte di quanto non fosse per Hume, perché noi abbiamo nella memoria chi faceva il rogo dei libri ed erano i nazisti, Chiaramente Hume scriveva nel 700, scriveva due secoli prima che i nazisti facessero quello che hanno fatto, quindi non poteva certo immaginare che la gente bruciasse i libri e poi andasse ad ammazzare la gente in giro. Non aveva in mente questo, ovviamente, Hume. Però capite che comunque bruciare dei libri è un'operazione piuttosto forte. È chiaro che qui fa una cosa abbastanza volutamente estrema, volutamente paradossale il discorso di Hume. Hume amava anche, appunto, estremizzare un po', scherzare, ironizzare ed essere sarcastico. Molto spesso Hume ha questo stile. Qui lo è molto precisamente. Sta dicendo: se il libro vi parla di metafisica, cioè di qualcosa che non ha nulla a che vedere con i dati di fatto, con gli esperimenti, con ciò che tocchiamo e percepiamo, e non ha nulla a che vedere neppure con la matematica, che a volte va oltre ciò che percepiamo, ma almeno riguarda i numeri, ecco, se tratta di questo, possiamo benissimo bruciarlo, possiamo sbarazzarcene, perché contiene solo, dice così, sofisticherie e inganni, cioè discorsi senza senso. La metafisica per Hume sono discorsi senza senso, sono frasi al vento. Attenzione, perché questo discorso noi non è la prima volta che lo troviamo. In realtà qualcuno timidamente, molto timidamente, l'aveva già detto anche in passato, anche nel Medioevo, pensate a un Guglielmo di Ockham, solo per fare un esempio, che aveva detto che ogni ragionamento metafisico lasciava il tempo che trovava, perché non si poteva ragionare su Dio.
Ecco, qui Hume sta dicendo qualcosa del genere, sta dicendo attenzione, quando andate al di là di ciò che è esperienziale, quando andate al di là di ciò che è concreto, si può dire tutto il contrario di tutto, potrebbe essere ingannevole quello che vi viene detto, potrebbe essere una sofisticheria, cioè aria fritta, sta dicendo. E quindi statene alla larga, stateci attenti a quei libri lì. Poi Hume dice bruciate, di certo, forse esagera, ma comunque stateci attenti. Ecco, questa tendenza, che potremmo definire molto semplicemente antimetafisica, ritorna in tutta l'opera di Hume, lo vedremo in ogni approccio. Attenzione, stiamo al concreto, stiamo a ciò che vediamo, stiamo a ciò che percepiamo, non andiamo a fare dei voli pindarici, non andiamo a farci grandi fantasie, se non partendo da cose concrete. E questa tendenza, vi dicevo, la ritroveremo anche in Kant, anche qui vi faccio una brevissima, un cenno di anticipazione. Kant, come vedremo, che pure è un uomo religioso, credente, anche Hume a suo modo, Kant, come vedremo, dirà proprio questo, la metafisica non è una scienza. Perché non è una scienza? Perché non usa i criteri delle scienze, non usa la metodologia delle scienze, e non essendo scienza e commettendo alcuni errori che poi con Kant vedremo bene nel dettaglio, perché Kant è molto preciso da questo punto di vista, commettendo alcuni errori ci porta a dire tutto il contrario di tutto. Noi possiamo dire che Dio è fatto in un modo, che è fatto in un altro, che è fatto in un altro ancora, e quindi dirà questo Kant, riecheggiando quasi le parole di Hume, la metafisica è una vana arte dialettica, cioè è l'arte inutile di dire le cose in un modo o in un altro, senza che ci sia però una prova della validità di quello che si dice, senza che ci sia un costrutto empirico dietro a quello che si dice. Quindi facciamo a meno. Quindi lasciamo da parte tutta questa metafisica che ci ha riempito la testa per secoli e millenni e iniziamo a guardare le cose come stanno, partendo, dice Hume, dall'uomo e vedendo, soprattutto, cosa di concreto sappiamo sull'uomo. Vedremo che non sarà tanto, perché Hume, con questo fare critico, anche ironico, anche sarcastico, ma soprattutto critico, demolirà un po' tutte le nostre credenze, arrivando a una forma di scetticismo molto arguta, molto originale, molto anche forse in anticipo sui tempi. Ecco, questo proprio per introdurre il personaggio di David Hume, di questo giurista, filosofo scozzese che ha lasciato il segno pesantemente sulla storia della filosofia, non solo britannica, ma mondiale. Ma per vedere meglio cosa dice, cosa intende, cosa pensa, partiremo dalla gnoseologia, di nuovo dalle idee. Ci rimandiamo alla prossima puntata perché il minutaggio inizia a essere abbastanza consistente e dobbiamo fare un discorso anche abbastanza ampio riguardo alle percezioni, che si distinguono in impressioni e idee. Poi faremo tutte le distinzioni del caso, vedremo quali sono le leggi di gravità in un certo senso della mente secondo Hume, e poi come si può conoscere. Abbiamo da fare vari discorsi di questo tipo. Per oggi però ci fermiamo qui. Vi ricordo come sempre alcune cose importantissime. Intanto, oltre a questo podcast di filosofia, sulle stesse piattaforme su cui esce, cioè Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube, Google Podcast ed Apple Podcast, trovate anche il podcast gemello che si occupa di storie, si intitola Dentro alla Storia. In più, se cercate spiegazioni di filosofia o di storia, anche su epoche diverse rispetto a quelle che stiamo trattando qui nel podcast, vi ricordo che su YouTube, cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Script, trovate un corposo canale, ci sono al momento in cui registro più di 1500 video, quindi vi rendete conto di quanto materiale ci sia davvero per tutti i gusti. E infine vi ricordo anche che se volete sapere quando escono le puntate, varie iniziative che facciamo, altre cose che possono essere interessanti e utili, potete seguirmi se volete sui social network, cioè su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, e lì mi trovate sempre con nickname di Script. Oppure potete, questo lo consiglio in particolare, abbonarvi alla newsletter gratuita, completamente gratis e settimanale, che appunto esce una volta a settimana il lunedì sera. Per farlo è una mail dove racconto di puntate, video, podcast e tante altre cose ancora, libri, film, eccetera. Basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it e in home page subito il modo di lasciare la vostra email. Ultimissima cosa e poi ho finito, vi ricordo anche che è da poco uscito il mio nuovo libro in tutte le librerie, sia negozi veri e propri sia virtuali in internet. Si intitola il libro Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva. È un libro di filosofia ma molto divulgativo, dove riprendo il pensiero di alcuni filosofi, tra cui anche molto spazio dedicato proprio a David Hume, il filosofo che stiamo affrontando adesso, che torna più volte nel libro, per suggerire un nuovo approccio proprio scettico, proprio alla David Hume per molti aspetti, vicino anche a quello di Socrate, per affrontare i problemi di oggi.
filosofia applicata, potremmo dirla così. Quindi c'è un po' di quello che facciamo qui sui podcast, ma c'è anche qualcosa in più, qualcosa di nuovo, qualcosa che spero possa aiutarvi anche nella vita di tutti i giorni e possa portarvi a riflettere un po' su quello che ci circonda. L'editore è Cairo Editore, in tutte le librerie, anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, Ermanno Ferretti, e in questo modo date anche un segno tangibile, un sostegno a tutto questo progetto che è molto ampio, appunto, e molto impegnativo. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti, iniziare a entrare anche nel vivo del discorso su David Hume e poi per tante altre lezioni ancora di filosofia. Ciao, alla prossima!